io sono il vostro Capitan Max Barro Fronzo. Benvenuti a un nuovo episodio della serie dedicata al videogioco Hearthstone per quanto riguarda Una notte a Karazhan, che è la nuova avventura per Hearthstone. Abbiamo terminato quella che era l'ala numero 3, il serraglio, e abbiamo terminato la prima delle sfide di classe. Oggi ci mancano solamente le sfide con il mago e con il guerriero, ma prima di iniziare praticamente a questo episodio io volevo lasciare un paio di annunci. Più che altro sono domande che mi state facendo in molti sotto questi video. Allora, in questi giorni io non riesco a rispondere sotto i video, però li leggo e tento praticamente di rispondere quando mi arrivano queste domande così qua a video. Allora, uno, uscirà Legion? Sì. E io tornerò a giocare a World of Warcraft? Sì. Ma probabilmente la gran parte della serie sarà registrata su Twitch, perché farò una serie assieme a Viking e al Pollo, detto Bertelli, e altra gente, mentre giocheremo tipo con, non so, queste persone qua, e faremo un tri-streaming, cioè ore e ore e ore di gioco solamente su quella roba lì, e andrà avanti per abbastanza giorni, e cominceremo tipo a fare robe abbastanza nerd, quindi insomma, siateci. Il link per potervi iscrivervi e per poter mettere follow al mio canale di Twitch è comunque in descrizione. Poi, Warcraft 3 non è assolutamente dimenticato, e probabilmente lo ricomincerò a fare man mano che io comincio a fare di nuovo la serie su World of Warcraft su Twitch. L'ho semplicemente messa in pausa perché adesso c'erano appunto questa avventura, quella di Starcraft e altre cose che volevo registrare, e quindi questa serie l'ho un attimino messa in pausa, ma non l'ho dimenticata, la voglio assolutamente portare a termine. Semplicemente c'era altra roba che volevo registrare più presto. Bene, terminate tutte quante queste intro, scusatemi se ho dilungato, ma queste cose qua erano abbastanza importanti e sentivo il bisogno di dirvelo. Adesso, senza ulteriore indugio, andiamo a fare le sfide di classe. Abbiamo un tempo mage, il nostro pane. Confermiamo, è un'ottima mano. Prima peschiamo e poi gli facciamo 5 danni in faccia con le terre del fuoco. Gli esemplari in fuga possono essere pericolosi, devono tornare nel serraglio. Molto meglio così. No, questa non me l'aspettavo. È già triggerato il segreto, quindi questo non lo possiamo purtroppo utilizzare. E il gran bastone mi pare che abbia meno danni, quindi non lo utilizzeremo. Faremo 5 danni. LOL. Non ho capito questo da dove esce fuori. Ah, è la bestia a costo 5. Che culo. Veramente? Veramente. Ah, questo volevo utilizzare. Non abbiamo più magie, quindi attacchiamo, attacchiamo e ancora attacchiamo. Questa cosa non è una bestia, ovviamente, altrimenti avremmo potuto fare qualcosa, ma figurati. Minchia, queste evoca sono leggendarie. Io però faccio entità speculare. E questa qua è una cosa buona. Evochiamo la leggendaria perché mi piace. Che figata di animazione! State scherzando, Ed? Wow! Lul! Ok, questo si tradda. Questo anche perché siamo fastidiosi. Picchiamo, picchiamo, picchiamo. Non utilizziamo questo perché cos'è? Dopo che lanciata la magia evoca un servitore casuale con lo stesso costo, ma perde uno di integrità. Va bene, va bene, va bene. Dopo quindi, cioè, lanciamo il Luigi il cabalista e dovremmo riuscire a fare. Ok. Ed evochiamo cose. Facciamo prima così. Non è duplicate. Congelo un nemico casuale. Dio, come over trigger a sta roba, sono felice. Ok, allora io potrei effettivamente fare l'ital, ma non so se questo qua è tipo mirror entity o altri cazzi, quindi in teoria, eccolo. Ah, peggio di quello che mi aspettassi, d'accordo. E lasciamo comunque il nostro avversario a poco. Dopo io direi di terminare in bellezza con una Pyroblast. LOL,
come cazzo gioco questo? Vabbè. E vediamo qual è cazzo il coso a 10 mana, che perché questo triggerà e anche questo triggerà. Ah, il gigante di mare. E viene anche congelato. Adesso che si sono risolte 17.000 animazioni, possiamo finalmente vincere la partita. Che figata! Oh, è troppo divertente quella carta. Che bella sta carta. Mette nella tua mano una magia casuale del mano. Cioè, è tipo il tomo del cabalista. È strafigo, veramente. Guerriero è l'ultima cosa che ci manca per poter terminare questa partita. Il guerriero è la classe che so usare di meno in assoluto nella vita intera, ed è anche la classe che odio di più trovarmi contro, anche perché probabilmente è la più sconosciuta, quindi sì. Mala zampa. Mala giusto in tempo. LOL. Vittoria o morte. LOL. Confermiamo. Questo è divertente. Permette attacchi illimitati, quindi vuol dire che posso fare 8 danni al mio avversario, perché serve a questo. Il rituale sta iniziando. Salve. I rituali d'evocazione non sono ammessi. Mente il rituale. Puff. Adesso noi ovviamente mettiamo il cruel taskmaster. Torna al lavoro. Che fa 2 danni al nostro avversario. E in più ci mette una creatura in campo. Creature delle tenebre. Oh, che forte questo. Udite il mio richiamo. Va bene. E fine? D'accordo, allora dato che ci siamo, io direi che si può fare una cosa prima così, facendo un sacco di danno al nostro avversario e poi mettendo provocazione. Ovviamente lui ha Soulfire. Cos'è che ha? Tutti i servitori non demoni. Non so se esiste sul serio questa carta. Io direi di fare ovviamente così e così, e con la carica di arma che abbiamo picchiare uno dei Jump. Cazzo, è troppo sgravato il guerriero contro sto mazzo, è fatto apposta. Adesso finiamo l'evocazione. Finiamo l'evocazione. Stanno cercando di evocare. Stanno cercando di evocare tua mamma. Non importa. L'evocazione è proibita. È proibita. 2-6. Execute. Neanche per una sega. Sbanf. Sbanf. A questo punto terminiamo tipo la Loktar. Non abbiamo Little, però ci andiamo abbastanza vicini, eh. Castella 4 è il nostro avversario, insomma. I miei servitori, il rituale deve essere completato. Se poco a poco ci viene un altro Whirlwind, dovremmo aver terminato, ma non ci arriverà mai. Quindi dobbiamo cominciare a giocare un po' di schifa. Schifa. Sì. Finito. Trova questa. LOL, che sfiga, va bene. Un servitore casuale da 4 mani, un servitore del guerriero. Piantala di strizzare. E abbiamo vinto. No, non abbiamo vinto neanche per il cazzo. E ci proteggiamo, che non si sa mai che cazzo ha in mano questo animale. Prossimo trade dovrebbe. Ecco, esattamente questa mi aspettavo. Forte. E basta, abbiamo vinto, no? Sì. Boom! Fantastico. Boh, niente di trascendentale, insomma, dai, queste sfide. Abbiamo fatto tutto quanto il primo colpo. Abbiamo il flagello, che è carino. Che secondo me, in combo con quella carta là che permette al proprio eroe di essere immune nel proprio turno, è una figata. E basta, adesso dobbiamo di nuovo aspettare la prossima ala, la prossima settimana. Signori, anche per oggi direi che è tutto, quindi io vi ringrazio molto di avermi seguito, vi ringrazio che mi state facendo compagnia in questa nuova avventura di Hearthstone, che il vostro buon capitano vi porta in anteprima, d'accordo, in Italia, cioè appena esce il vostro capitano la registra.
Non so quant'altra gente lo stia facendo in Italia, però immagino che ce ne sia, insomma, di persone che appena esce questa cosa qua, il giorno dopo già c'hanno gli episodi pronti. Comunque sti cazzi, insomma, dai, abbiamo fatto fin troppo lunga questa cosa qua, quindi io vi ringrazio molto di avermi di nuovo seguito, vi invito a lasciare come al solito un mi piace e un commento sotto a questo video. Cosa posso dirvi ancora di più? Che c'è la descrizione sotto a questo video che è bene che voi frequentiate, perché ci sono un sacco di link utili, come per esempio la mia pagina di Facebook, oppure l'indirizzo del mio canale di Twitch, dove potete mettere un follow per essere sempre aggiornati ogni volta che io vado in live, cosa che però succede ogni martedì, mercoledì, giovedì e domenica a partire dalle 16:30. Ci vediamo il più presto possibile con un nuovo video. Ricordatevi tutte le cose che vi ho detto all'inizio di questo video, quindi tutti quanti i vari annunci che ho fatto, e considerato che null'altro è rimasto da dire, dal vostro Capitan Max Berro Fronzo, adios a todos.